Incontro spettacolare questa mattina tra un pullman e due tir nei pressi di Agrate sull'A4 a Milano-Venezia. Più di 50 le persone coinvolte ma per fortuna nessuno è in gravi condizioni. Mentre si avvicina l'inizio di Expo che partirà il primo maggio, fervono i preparativi per il dopo. I progetti che sono risultati migliori sono quelli dell'Università Statale e di Assolombarda. Inaugurando la scuola di formazione politica della cattolica, il sottosegretario del Rio ha sottolineato la necessità di coinvolgere i giovani, che oggi solo per il 5% si dicono politicamente impegnati. Alle ore 21, diretta su Telenova per la prima delle quattro vie cruci sguidate dal cardinale Scola. Titolo di questa prima tappa, La condanna. Sull'altare maggiore, posta eccezionalmente questa sera, una grande tavola del pittore Simone Petrezzano. Buonasera e buonasera anche dal TGN, benvenuti a questa edizione. Allora, lo avete sentito dai titoli: c'è stato uno spettacolare incidente questa mattina sulla 4, la Milano-Venezia, all'altezza di Agrate. Si sono schiantati due tir con un pullman, 50 persone sono rimaste coinvolte, ma per fortuna nessun ferito grave. Sentiamo Alberto Carreras. Gravissimo incidente stamane nei pressi del casello di Agrate, sull'autostrada 4 Milano-Torino, in direzione del capoluogo piemontese. Nello scontro sono rimasti coinvolti un pullman pieno di studenti, delle classi terza e quinta dell'Istituto Superiore San Micheli di Verona e un auto articolato. I ragazzi si stavano recando in gita nel capoluogo Lombardo per visitare i musei della città. Il bus avrebbe a sua volta tamponato un altro mezzo pesante, almeno 50 le persone coinvolte, secondo la polizia stradale una quarantina di feriti lievi. Gravi le condizioni del conducente del TIR. Sarebbe stato lui a tamponare il bus con a bordo gli studenti e rimasto incastrato nelle lamiere. L'uomo, che non è in pericolo di vita, è stato estratto dal posto di guida e trasferito in codice giallo al San Raffaele dove è stato visitato dal personale sanitario. Secondo la ricostruzione della polizia il pullman che trasportava gli studenti si è trovato in mezzo tra due tir. Uno l'ha tamponato poco prima che arrivasse alla barriera di Milano Est da Grate sull'autostrada in direzione Torino e il pullman è quindi andato a urtare l'altro mezzo pesante che lo precedeva. Il 118 ha soccorso 42 persone, 35 in codice verde e 7 in codice giallo negli ospedali milanesi Sacco e Niguarda e nel pronto soccorso di Vimercate e Cinisello. Sul posto sono state inviate sei ambulanze, due automediche e un elisoccorso. La maggior parte dei ragazzi non ha riportato ferite gravi, tutti sono Scesi dal pullman sulle proprie gambe nel pomeriggio hanno fatto rientro a Verona. Lo schianto è avvenuto alle 9.56 in direzione Torino. Il traffico tra Monza e Milano Est, secondo autostrade, ha subito pesanti ripercussioni. Soltanto una corsia è rimasta aperta durante la mattinata. Nelle prime ore del pomeriggio le careggiate sono state riaperte e la circolazione è ripresa. Parliamo ancora della vicenda delle poste sospender la riorganizzazione delle poste che in Lombardia porterà alla chiusura di 61 Sportelli che è il secco no del Consiglio regionale Lombardo che nella seduta di oggi ha approvato all'unanimità una, una risoluzione di Marco Tizzoni che vedete della lista Maroni messa a punto dalle commissioni bilancio e attività produttive che impegna la Giunta ad intervenire sul governo per sospendere appunto questo processo riorganizzativo il documento chiede di attivare gli ster regionali per avere una mappatura precisa e puntuale delle problematiche che il piano provocherà in Lombardia e l'attivazione di un tavolo per l'individuazione di una nuova proposta che coinvolga tutti i soggetti, le istituzioni, le poste, le organizzazioni sindacali, le associazioni di rappresentanza degli utenti e lanci. E questo è stato ribadito anche dal presidente della commissione bilancio Alessandro Colucci. Ora occupiamoci di Expo, perché la regione, il Comune di Milano, la Fiera e Expo hanno raggiunto un accordo sul bando che dovrà dare il via alla realizzazione delle, delle opere che sorgeranno sull'area di Expo al termine della manifestazione. Al momento le, i progetti più interessanti sono quelli dell'Università Statale e di Assolombarda. Vediamo. Un passo importante è stato compiuto a Milano per stabilire che ne sarà dell'area Expo quando sarà terminata l'esposizione universale. L'intesa è stata raggiunta nel corso di una riunione tra i soci di Arexpo, la società proprietaria dei terreni, il governatore Maroni, il sindaco Pisapia, i vertici della fiera e i sindaci della zona. Entro la fine del mese verrà aperto il bando che dovrà individuare il soggetto che avrà il compito di progettare l'area di ropero del futuro. Prima dell'estate verrà dunque individuato il cosiddetto advisor, che dovrà gestire tutta la complessa materia. In pole position, per Occupare circa 250.000 metri quadrati di superficie. C'è l'università statale interessata a creare una cittadella universitaria, trasferendo da Città Studi alcune facoltà come agraria, informatica, fisica, chimica, con relativi laboratori e strutture ricettive e sportive per studenti. Insomma, un vero campus all'americana, un progetto da 400 milioni di euro. Accanto a questo Asso Lombarda vuole proporre la realizzazione di un polo tecnologico, una Silicon Valley Lombarda su una superficie di 100.000 metri quadrati. Un gruppo di lavoro che si è già riunito ha stabilito che tra i due progetti c'è compatibilità e possono avanzare di comune accordo. Insomma un campus universitario e un centro di ricerche. Sembra invece tramontare l'ipotesi di costruire su quest'area il secondo stadio di calcio di Milano. Invece esiste la possibilità concreta di un grande centro per altre attività sportive. Intanto mancano 59 giorni ad Expo. Oltre 5.000 operai e tecnici stanno lavorando al massimo, con uno sforzo, secondo molti, che non ha precedenti. Nei prossimi giorni si arriverà a 7.000 persone che lavoreranno sui vari padiglioni e servizi. Il primo maggio si avvicina, il rush finale è partito. A proposito di Expo, in questi giorni sapete è stato ufficializzato l'ingresso di McDonald's e della Coca-Cola tra gli sponsor ufficiali di Expo. Bene, il gruppo consigliere di Sella, Palazzo Marino, ha presentato una mozione che chiede all'amministrazione di sostituire nei distributori automatici presenti negli edifici comunali i prodotti dannosi per la salute del cittadino, in particolare i soft drink e gli junk food, con cibi sani e di qualità. La mozione è stata depositata in Consiglio Comunale in tutti i Parlamenti. Delle nove zone in cui è eh, divisa Milano, una notizia è arrivata: ora c'è un'allarme bomba alla stazione Rogoredo. Sono in corso infatti controlli nella stazione per un allarme bomba lanciato alla polfer da una persona al telefono. Alle 17:30 l'uomo ha segnalato un pacco sospetto all'interno della stazione, ma è stato molto generico sulla sua posizione. Motivo per cui la polizia ha dovuto bloccare alcuni, alcuni treni in transito, eh, ad esempio l'Italo che, che è partito dalla stazione Porta. Garibaldi alle 18 è stato firmato alle 18.30. Eh, secondo quanto riferito da alcuni passeggeri, ehm, il treno è ancora fermo proprio per i controlli degli artificieri. Ora parliamo di immigrazione perché il 2015 minaccia di superare l'anno record del 2014 sul fronte degli arrivi dei migranti, ovviamente complice la situazione fuori controllo della Libia. Sono 7.882 migranti sbarcati sulle coste italiane nei primi due mesi dell'anno ovvero il 43% in più rispetto al 2014. Gli immigrati presenti nelle strutture d'accoglienza sono attualmente 67.128. Le presenze più numerose sono in Sicilia con quasi 14.000 persone, segue il Lazio con 8.490 e poi la Lombardia con 5.863 persone, ovvero il 9% dei migranti che sono arrivati nel nostro paese. Cambiamo argomento perché si è inaugurato presso l'Università Cattolica il corso di formazione politica per universitari che è stato promosso dall'ateneo e dall'Istituto Toniolo. Ad aprire l'incontro è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano del Rio, preoccupato per i dati riguardanti la disaffezione dei giovani nei confronti della politica. Sentiamo Anna Maria Braccini la politica tragga poco di questi tempi è evidente, ma certo il dato che emerge dal rapporto giovani dell'Istituto Tognolo e che parla di un solo 4,7% dei 18 30 trentenni che si dice politicamente impegnato non può che far pensare, così come il voto seccamente negativo, che il 90,5% del panel dei 5.000 intervistati per la ricerca riserva ai partiti. E se poi si aggiunge che superano di poco il 20% coloro che danno fiducia a istituzioni, come comuni e regioni, mentre Senato e Camera dei Deputati racimolano un misero 11% della fiducia stessa, una riflessione è urgente. Eppure, a giudicare dall'aula più un decimo dell'Università Cattolica, gremitissima di ragazzi, per l'inaugurazione del corso di formazione politica dal titolo Il futuro in formazione, promosso dalla Cattolica con il toniolo, non si direbbe che la situazione sia poi così disperante. Grande protagonista dell'incontro, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri del Rio. Bisogna dirgli che la politica eh, non è un'attività un che si può delegare ad alcuni esperti dentro questa cosa che determina il loro futuro e il nostro futuro. Quindi non possono essere spettatori, anche se capiamo il motivo per cui non hanno fiducia. Piacerebbe capire bene ciò che ogni movimento, ogni forza politica vuole dirci, soprattutto a noi ragazzi. Siete incuriositi dall'idea di ascoltare anche dei politici? Sì, sicuramente è un'occasione non, non quotidiana. In effetti, a scorrere ancora i dati del rapporto, si scopre che se opportunamente coinvolti i giovani vogliono esserci per il rilancio del Paese. Infatti il 46,7% non esclude in futuro di rivestire incarichi politici e il 75% è disposto a fare formazione sociopolitica. In questo contesto, così è stato definito, il Corso della Cattolica si pone come un think tank in progress continuo. A proposito di politica, ci sono polemiche in Regione Lombardia perché la Regione ha deciso, o almeno ha comunicato, di ridurre o anche. Eh, non celebrare la, il 25 aprile quindi la resistenza ovviamente l'opposizione sia il pd sia il patto civico hanno accusato la regione di dimenticare la resistenza e bene oggi c'è una adesso c'è la risposta di massimiliano romeo capogruppo della lega che dice la regione non dimentica e non si pone contro i valori fondanti della repubblica tant'è vero che il consiglio regionale si sta attivando per celebrare appunto il settantesimo eh, questa è la replica che fa e dice ancora romeo la manifestazione Ehm, dice la Lega è il simbolo della nuova resistenza contro l'eurocrazia e contro il sistema delle banche che hanno messo in ginocchio l'economia in molti paesi, tra cui anche l'Italia. Comunque, insomma, non si è ancora capito se la regione celebrerà il 25 aprile. Appunto, inizialmente la regione aveva detto di no. Adesso il Consiglio regionale dice: forse sì. Vedremo come andrà. A finire. Ora eh, la cronaca: un fatto mh, abbastanza curioso perché il noto DJ Giuseppe di Radio 105, questo è il suo volto, è stato arrestato per detenzione. Di sostanza stupefacente, possesso ingiustificato di arma, segni distintivi falsi. L'episodio è accaduto ieri alle 20 quando una pattuglia del radiomobile ha sentito il rumore di una ricetrasmittente, pensando di incontrare una macchina appunto di um, carabinieri o di polizia. Il DJ ha risposto che era un poliziotto e ha mostrato il distintivo. A questo punto i militari gli hanno chiesto i documenti, lo hanno perquisito e in tasca aveva una pistola ad aria compressa in, in grado di sparare piombini e. Um, il distintivo era falso. Eh, Fronti, questo è il nome appunto, Luciano Fronti, il nome del DJ, aveva anche prece antichi precedenti di polizia. È scattata la perquisizione e a casa hanno trovato 14 grammi di, di marijuana. Ricordiamo che il DJ Giuseppe conduce programmi radiofonici su 101 e questa mattina si è presentato davanti al giudice, l'arresto è stato convalidato ma la pena sospesa. Eh, L'imputato ha patteggiato sei mesi e ha detto che voleva vigilare sul territorio da una mano le forze dell'ordine. Dopo eh, l'udienza col giudice è tornato in radio, ha commentato l'episodio che gli era capitato e ha anche detto che forse si farà tatuare sul corpo la frase sei un pirla, queste le sue parole per ricordare la stupidaggine che ha fatto. Adesso cambiamo argomento perché 20.000 persone a Milano soffrono di Alzheimer e di malattie relative alla demenza senile, un problema sociale che eh, purtroppo è destinato anche ad aumentare. Di questo oggi si è parlato al Forum delle Politiche Sociali e l'assessore Maiorino ha sottolineato che la spesa del Comune proprio per questo settore è in costante aumento. Vediamo. Si è parlato di Alzheimer e demenza senile oggi a Milano alla Casa dei Diritti in occasione del Forum delle Politiche Sociali. Malattie che si stima colpiscano almeno 20.000 persone nel capoluogo lombardo, con tutta una serie di gravissimi problemi per le famiglie. Sì, spesso è stata sottovalutata, dimenticata dalle istituzioni. In realtà col fatto che aumenta molto l'aspettativa di vita e anche per quelle che sono le dinamiche della nostra società, la demenza in generale, e nello specifico l'Alzheimer, sono destinati ad aumentare e noi vogliamo aiutare le famiglie ad avere serenamente il più possibile la possibilità di fare i conti con una vicenda che diventa anche drammatica, anche poco comprensibile all'inizio e quindi il Comune e le associazioni sono qui per questo. L'assessore Pier Francesco Maiorino ha smentito voci circa una possibile riduzione di fondi destinati alla disabilità. Anzi, quest'anno noi siamo, diamo addirittura un leggero incremento a risorse. Il Comune di Milano, chiedendo poi magari sacrifici a tutta la città, ha però difeso il welfare e la spesa sociale in tutti questi anni, nonostante i tagli da Roma. E quest'anno, rispetto all'anno scorso, abbiamo perfino qualche soldo in più a bilancio. La sala convegni della Casa dei diritti è stata dedicata a Franco Bonprezzi, giornalista e storico presidente della Leda, scomparso nello scorso dicembre e sempre nella Casa dei diritti è stato aperto lo sportello legale. Noi abbiamo un'idea molto semplice, che non possiamo sostituirci ai tribunali o alla magistratura o agli avvocati, però possiamo aiutare i cittadini più deboli a dipanarsi di fronte a tante difficoltà quotidiane. Questo riguarda informarli di più e meglio sui servizi e anche mettere loro a disposizione avvocati che volontariamente possono dargli una mano per vicende che chiamano in causa la legge. A proposito il comune, continuano i controlli della polizia locale, nelle sale scommesse nei pubblici esercizi che hanno le macchinette elettroniche da gioco sul rispetto degli orari. Dal 1 al 26 di febbraio sono state effettuate 1.076 verifiche. e Le sanzioni per mancanza di rispetto delle regole sono state 124. Nell'ultima settimana di febbraio sono stati 293 i controlli e 43 le sanzioni. In alcuni casi si trattava di una recidiva. Ricordiamo che la sanzione ammonta a 450 euro. Ma dopo la seconda violazione: viene applicata anche una pena accessoria che prevede la chiusura della sala giochi per 5 giorni o nel caso di un esercizio commerciale con le macchinette il sigillo a queste ultime per impedirne ovviamente eh, l'utilizzo eh, ancora cronaca in preda alla gelosia un uomo ha investito con la sua auto il fratello poi si è recato a casa e ha coltellato la moglie prima di essere arrestato dai carabinieri di pavia i due feriti non si trovano in pericolo di vita. È accaduto questa mattina a Lomello, in provincia di Pavia, dove vivono tutti e tre i protagonisti della vicenda. L'uomo che ha aggredito il fratello e poi la moglie era convinto che i due avessero una relazione. È stato presentato questa mattina il ciclo Pride Day, che si terrà il 10 di maggio a Milano. Mentre la sera prima ci sarà una manifestazione notturna con le bici, ovviamente, in giro per Milano, vediamo. Torna a Milano il Ciclopride Day edizione numero 3. 20 km in bicicletta per scoprire la nuova Milano in vista di Expo. Appuntamento domenica 10 maggio alle ore 10.30 con partenza da Piazza del Cannone al Castello Sforzesco. La grande pedalata tutti insieme vuole favorire l'uso delle due ruote nel capoluogo lombardo, la qualità della vita, la salute e la sostenibilità ambientale. Secondo dati ufficiali, quando l'utilizzo della bicicletta aumenta del 10%, diminuiscono del 9% gli incidenti mortali, calano anche le malattie cardiovascolari. La bicicletta serve a tutti i cittadini. Quindi il Ciclopride anche quest'anno vuole essere una festa divertente, scansonata, serena, rilassata, dedicata ai cittadini di Milano che pedalano, ma anche e soprattutto ai cittadini che cominciano a sospettare che andare in bici sia, per parlare in francese, una grande figata. Siamo al 35 giorno di superamento della soglia delle polveri. C'è preoccupazione? Però il singolo cittadino può davvero, davvero, con i suoi comportamenti contribuire in modo attivo a questo tipo di, eh, di, di problematica. E quindi l'amministrazione che sta facendo tanto su questo tema, dalle isole 30, tutto quello che stiamo vedendo che viene realizzato, è un modo per lavorare in sinergia su un problema grande dove ogni singolo gesto conta. Quindi la festa del 9 maggio ci riporterà un po' a questo tipo anche di responsabilità individuale. Unitamente al ciclo Pride, la sera precedente, sabato 9 maggio alle 20.30, prenderà il via la manifestazione Luci in bici. Tutti in bicicletta, con le luci a led accese, a formare un lungo serpentone luminoso. Il ricavato dalle iscrizioni verrà devoluto a CBM Italia, che si occupa di cecità e disabilità nei paesi più poveri del mondo. Beh, intanto è importante partecipare perché... CBM Italia ha come slogan Insieme per Fare di Più e quest'anno l'insieme per fare di più l'abbiamo fatto con Cico Pride. Allora è importante partecipare all'interno della manifestazione Cico Pride perché? Perché con Luce in bici alle manifestazioni di CBM Italia noi cerchiamo di portare luce laddove non c'è. E in che modo la portiamo? Eh, la portiamo anche con la bicicletta, perché noi in tanti paesi nel mondo dove operiamo, noi operiamo in circa 70 paesi nel mondo, i nostri operatori raggiungono le persone più disagiate, le persone che spesso non ci vedono, appunto con la bicicletta e questo è un po' un simbolo anche di questa manifestazione. Dalla bicicletta passiamo al vino perché la regione Lombardia avrà come sempre il suo padiglione al Vinitali di Verona dal 22 al 25 marzo. Quest'anno lo spazio sarà dedicato all'enologo Luigi Veronelli nel decennale della sua scomparsa. A presentare l'offerta per il 2015 oggi c'è stato il governatore Maroni con l'assessore all'agricoltura Gianni Fava. Al Vinitali esporranno i propri vini circa 200 aziende lombarde. Tra poco in Duomo il cardinale Scola guiderà la prima delle quattro vie crucis per il cammino quaresimale 2015, proposto a tutta la diocesi di Milano ogni martedì sino al 24 di marzo. Diretta su Telenova, canale 14 del Digitale Terrestre dalle ore 20.55. Per questa prima tappa dal titolo La condanna. Molte anche le repliche, sia su Telenova, il canale principale, sia su Telenova 2, il canale 664 del Digitale Terrestre. Questa era davvero l'ultima notizia, io mi fermo, vi ricordo che dopo la fine della TGN c'è la sigla, c'è la pubblicità, poi ci sono le previsioni del tempo, a seguire prima della uh, Via Crucis, Nova Stadio Sprint, con Luciano Rindone e i suoi ospiti. Arrivederci, buona serata.